Una buona sera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino con i numeri aggiornati di questa emergenza coronavirus in Abruzzo. Sono 133 i nuovi casi che portano il numero dei contagiati a quota 946. Crescono anche i decessi, arrivati al numero di 63. Facciamo il punto con Jacopo Forcella. Con 11 nuovi morti salgono a 63 le persone decedute risultate positive al Covid-19 in Abruzzo. I casi complessivi di coronavirus invece arrivano a 946. 133 quelli accertati dalle ultime analisi eseguite nel laboratorio dell'ASL di Pescara, centro di riferimento regionale, anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo. Si tratta dell'aumento più consistente in un solo giorno dall'inizio dell'emergenza. I pazienti gravi in rianimazione salgono a 64 dei nuovi casi. 4 fanno riferimento alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 29 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 33 alla ASL di Pescara e 67 alla ASL di Teramo. Del totale 64 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 175 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 445 a Pescara e 262 a Teramo. I nuovi decessi riguardano un 70enne e un 62enne di Penne, una 92enne di Rocca Scalegna, una 49enne e un 72enne di Pescara, un 66enne di Gesso Palena, una 83enne, una 87enne, un 94enne di Chieti, una 86enne di Silvi e una 91enne di Città Sant'Angelo. Del totale dei pazienti, 280 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 64 in terapia intensiva, mentre gli altri 516 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 16 in provincia dell'Aquila, 89 in provincia di Chieti, 232 in provincia di Pescara e 179 in provincia di Teramo. 16 pazienti clinicamente guariti che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, 7 quelli guariti che hanno cioè risolto i problemi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 5.488 test. E continuiamo a parlare appunto dei test sui tamponi. Il laboratorio di genetica molecolare del Centro Studi e Tecnologie Avanzate dell'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara, diretto da Liborio Stupia, da oggi è pronto a eseguire il test sul Covid-19. Nel frattempo, nel centro di riferimento che è a Pescara, nell'ospedale, si è pronti ad incrementare il numero dei test, eseguendone 8 in 90 minuti rispetto all'attuale metodica che genera risultati in non meno di 5 ore. Ascoltiamo a questo proposito il direttore di microbiologia e virologia dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara, il dottor Paolo Fazzi. Stiamo prendendo accordi con una ditta statunitense che ci fornirà la possibilità di eseguire nelle 24 ore addirittura 2.400 test al giorno, con una produttività di 17-18.000 test a settimana. Ovviamente dal momento in cui noi avremo a disposizione qui a Pescara questa strumentazione, lo scenario cambierà in tutti i sensi. Un'altra cosa, sin da oggi fortunatamente sono riuscito ad avere il test molecolare rapido che è stato licenziato come CIVD, e ne parlo tutti quanti, ne parlo pure io, lo strumento si chiama Diason MTX della Diasorin, che riesce a nell'arco di 90 minuti ad eseguire 8 test. In più sto validando uno strumento della Menarini, diagnostici, che riesce ad eseguire un test ogni 19 minuti. Secondo me, aumentando la produttività in termini di tamponi eseguiti al giorno, secondo me noi innanzitutto avremo la possibilità di testare con una, diciamo, una certa facilità i contatti che hanno avuto praticamente contatto appunto con i soggetti Covid positivi,
alcune categorie di operatori professionali che sicuramente si sono esposti ad un rischio di infettarsi di SARS-CoV-2. Io penso che come sta facendo il Veneto, secondo me è un qualcosa, diciamo, io non posso dire di sbagliato, ma comunque di eccessivo. Per certi versi potrebbe essere anche inutile, perché loro vorrebbero testare l'intera popolazione. Ora, se il test viene fatto oggi e io risulto essere negativo, potrei stare in un periodo di incubazione e fra due giorni risultare positivo. Quindi, se può avere una valenza per andare a ricercare nell'unità di tempo l'eventuale focolaio presente in data X, ovviamente lo scenario potrebbe modificarsi dopo qualche giorno. Adesso un aggiornamento sulla situazione all'ospedale di Teramo. Nel comunicato stampa che è arrivato dalla ASL Teramana, con cui si comunica che nel presidio ospedaliero del Mazzini è risultato positivo al test del SARS-CoV-2 il seguente personale che è già in isolamento domiciliare in carico al medico competente: 14 infermieri e 2 medici in oncologia, 14 tra infermieri EOS e 2 medici in medicina, 3 infermieri EOS e 1 medico in chirurgia toracica, 1 medico di diabetologia, 1 medico di anatomia patologica ed un infermiere ed un medico in cardiologia nel reparto UTIC ed emodinamica. Questo l'aggiornamento. Chiaramente si è in attesa, scrive l'ASL, di ulteriori referti. E a proposito della situazione all'interno del Mazzini, per il sindaco Gianguido D'Alberto, la direzione sanitaria della ASL di Teramo non sta gestendo l'emergenza Covid come dovrebbe. Il numero di positivi, lo abbiamo ascoltato, è preoccupante. D'Alberto chiede l'intervento di un risk manager per non far precipitare la situazione. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'emergenza sanitaria potrebbe sfuggirci di mano in poche ore. Serve un risk manager subito a gestire la sanità teramana. Lo invoca a gran voce il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, dopo che il contagio da Covid-19 ha interessato alcuni medici e infermieri dell'ospedale Mazzini. Per D'Alberto la carenza di operatività dell'ASL di Teramo non riguarda il settore manageriale, ma soprattutto quello della gestione sanitaria. In città ci sono 23 casi positivi, 5 ricoverati e 18 in isolamento domiciliare. E se ci sarà un aumento di contagi, potrebbe essere a causa del diffondersi del virus tra gli operatori sanitari del Mazzini. D'Alberto ricorda che le richieste d'aiuto di chi lavorava in prima linea in ospedale erano già note 2 settimane fa. Venivano richiesti protocolli sanitari ad hoc per evitare il rischio di contagio, soprattutto tra medici e infermieri, cosa che purtroppo è avvenuta e non solo a Teramo. Una critica dura, quella del sindaco D'Alberto alla direzione sanitaria dell'ASL di Teramo, che in questa emergenza non avrebbe operato con tempestività. Intanto il direttore generale Maurizio Di Giosia ha già disposto una riorganizzazione del Dipartimento del Cuore del Mazzini, dopo che un medico del reparto dell'UTIC è risultato positivo al coronavirus per aver curato un malato infartuato e affetto dal virus. Attrezzata una sala operatoria di emodinamica con ingresso dedicato, tutto il reparto di cardiochirurgia, 22 posti letto, e la rianimazione pediatrica, 3 posti letto, saranno destinati ai pazienti Covid, mentre gli altri pazienti non positivi saranno ricoverati in UTIC e in cardiologia. Intanto Teramo è in attesa del tocilizumab, farmaco già arrivato all'ospedale San Salvatore di Atri. Ultima invocazione del sindaco D'Alberto: nessuna discriminazione tra ospedali, i medicinali per la cura del Covid-19 devono essere disponibili subito per tutti. Per continuare a parlare della situazione in provincia di Teramo e di quello che sta accadendo al Mazzini, abbiamo in collegamento via Skype il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, a cui do la buonasera e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Insomma, Presidente, lei è d'accordo con il sindaco D'Alberto su questa richiesta di un risk manager per la ASL di Teramo? Attualmente qui non si ha tempo di gestire, ecco, la situazione che è difficile, è una situazione che è mai accaduta prima, ecco, figuriamoci se
c'è il tempo adesso per fare riunioni, ecco, incaricare, nominare, bisogna capire e si perde tempo. Ecco, noi dobbiamo stare vicino ai nostri operatori sanitari, a cui va il mio più grosso ringraziamento, perché stanno facendo un lavoro immane. Immane veramente, e l'aiuto che possiamo dare a loro noi oggi è quello, ecco, di metterli meno in difficoltà stando a casa. Anche noi politici dobbiamo fermarci, perché anche noi possiamo essere portatori sani di questo, lo chiamo io, signor coronavirus, e lo possiamo sconfiggere se noi, ecco, rimaniamo a casa. Non è il tempo delle polemiche, perché, ecco, non abbiamo tempo per fare polemica, ecco, dobbiamo tutti lavorare e perimetrare, ecco, questo virus. Lo perimetriamo evitando i contagi. Se evitiamo i contagi, ecco, mettiamo meno in difficoltà la nostra sanità pubblica, che sta lavorando in maniera eccellente. Ecco, io mi riferisco a tutti gli operatori sanitari, dal primo all'ultimo, che sono senza sosta, amici, dentro ai presidi, lavorano H24. Ecco, noi politici dobbiamo stare vicino a loro. Ecco, adesso non è che non sono d'accordo, ecco, io sono, ecco, per operare e lavorare. Ecco, non è il momento, ecco, della polemica. Ecco, questo lo chiedo a tutti i sindaci, dobbiamo, ecco, rimanere uniti per affrontare questo nemico invisibile. Un'altra, a proposito di sindaci, un'altra cosa che chiedono i sindaci è una migliore comunicazione rispetto ai dati che arrivano sui positivi. Anche su questo, insomma, c'è stato un dibattito in questi giorni. Sì, questa, ecco, era una posizione che del Comitato Ristretto per la Sicurezza, a cui partecipiamo ogni mattina e pomeriggio con il prefetto e questore, che va, ecco, il mio ringraziamento, era uno dei problemi che si è, ecco, posto all'attenzione e che hanno subito, ecco, migliorato. Ecco, adesso ogni comunicazione arriva diretta per mail a ogni sindaco, in modo da poter perimetrare insieme alla ASL possibili, ecco, contagi e mettere in quarantena, ecco, le persone che sono state, ecco, toccate da questo virus. Ecco, il problema non sono loro, che individuiamo, lo ripeto qui di nuovo in diretta, e vi ringrazio, ringrazio tutti i telespettatori, perché loro sappiamo che hanno un virus e sono in quarantena. Il problema sono io, sei tu, mi permetto, che sei qui a guardarci, siamo noi che con i nostri asintomatici, ecco, possiamo contribuire. Cioè, io ve lo ripeto, rimaniamo lontani dagli altri nostri concittadini, solo così possiamo sconfiggere. Ecco, la comunicazione, per tornare alla sua domanda, ecco, è stata migliorata. Ecco, da ieri abbiamo contatti diretti, ogni mattina e pomeriggio arrivano, ecco, le mail di comunicazione, e abbiamo tutti i dati, ecco, per poter lavorare nelle nostre comunità. Ecco, se ci confrontiamo su temi, ecco, che possiamo gestire, le cose le miglioriamo. Se vogliamo, ecco, oggi diventare tutti scienziati, perché, ecco, non voglio entrare nei temi di farmaci, perché qui oramai siamo tutti quanti dottori, scienziati, e qui dobbiamo stare attenti, perché la scienza fa difficoltà a perimetrare questo signor coronavirus. Noi amministratori, ecco, dobbiamo fare, ecco, gli amministratori e aiutare, ecco, chi sta lavorando veramente senza sosta. Presidente, ieri è stata estesa la zona rossa anche all'area di Penne, una misura che era stata invocata e che riguarda ovviamente anche la provincia di Teramo, perché Valfino resta zona rossa. Sì. Ecco, questa, ecco, abbiamo iniziato noi come provincia, la Valle del Fino è stata perimetrata. Ecco, approfitto per ringraziare i sindaci lì, che sono anche, ecco, stati contagiati, i due sindaci di Castiglione, Messaremondo e Montefino, a cui va il mio saluto e il mio abbraccio caloroso. Ecco, con l'ennesima ordinanza regionale si è allargato il perimetro sulla zona di Pescara, non toccano nuovi comuni sulla provincia di Teramo, ma vanno a toccare con i confini della provincia di Pescara. Voi avete chiesto un allargamento privati anche in provincia di Teramo? Sì. Avevate chiesto? Attualmente no, attualmente, ecco, abbiamo cinturato tutta la zona della Valfino, i numeri, ecco, dicono che non abbiamo ancora grossi, ecco, comuni che dovrebbero interessare di altre cinture particolari, le chiamo così, cinture particolari, dove non si entra, non si esce. Però, ecco, ogni giorno nei comitati per la sicurezza e con l'incontro con i sindaci che facciamo in videoconferenza, ecco, stiamo, ecco, sul pezzo, perché, ecco, noi dobbiamo fare
quello che siamo chiamati a fare, i sindaci dei nostri territori. Io sono anche sindaco del mio comune, dove ecco, oggi ho ancora contagiati, però non dobbiamo aver paura ecco, dei contagiati, perché li sappiamo e li abbiamo perimetrati. Dobbiamo aver paura di noi stessi, che andiamo in giro. Ultima domanda che le faccio sugli altri presidi della provincia, su Atri e Giulianova, è soddisfatto di come si sta gestendo la situazione? Sì, io ecco, ho contatti diretti perché il mio vice sindaco è oggi un operatore sanitario dell'ospedale Covid di Atri. Ecco, so del buon lavoro che stanno facendo, perché dobbiamo dirlo che i nostri presidi sanitari stanno accogliendo anche pazienti delle altre province, con un mutuo aiuto, ok? Non è che ecco, lasciamo sole le altre ecco, presidi sanitari di Pescara, di Chieti e dell'Aquila. Ecco, stanno facendo un ottimo lavoro, Atri sta rispondendo bene, anche qui polemiche, è tutto falso, il sindaco di Atri ha detto, ci sono sia gli strumenti, sia i sanitari, sia i dottori e sia i farmaci per continuare le cure. Ecco, stanno lavorando ecco, con protocolli, io li definisco di eccellenza e li ringrazio gli operatori sanitari perché più che fare polemica lavorano, perché ho detto ecco, una situazione nuova, chi immaginava che potevamo vivere una situazione attuale? Ecco, perciò io cerco di mantenere un profilo basso, di stare vicino e di risolvere i problemi che possiamo risolvere noi amministratori. Non sono un dottore, non posso fare il ricercatore scientifico. Ecco, i nostri presidi attualmente stanno mantenendo, lo dico alla popolazione della provincia di Teramo, ecco, non stanno andando in difficoltà, abbiamo ancora ecco, i numeri per poter contrastare questa crisi che ci sta coinvolgendo come comunità provinciale e nazionale. Ecco, ci sono, adesso il primo presidio Covid è quello di Atri, se ci sarà il bisogno altri presidi saranno attrezzati per essere ecco, un presidio Covid. Grazie al presidente della provincia di Teramo e sindaco di Notaresco, non l'ho detto prima, Diego di Bonaventura, per questo collegamento. Buona serata e buon lavoro. Proseguiamo con il nostro telegiornale, torniamo alle questioni sanitarie. Andiamo ad ascoltare adesso un'intervista realizzata sempre via Skype all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, in cui si fa il punto della situazione per quanto concerne la ricetta dematerializzata e il numero delle persone rientrate da fuori regione poste in isolamento con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sentiamo. Allora abbiamo ulteriormente abbiamo limitato l'accesso agli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La Regione ha esteso l'obbligo del ricorso alla ricetta dematerializzata anche per quei farmaci distribuiti con il regime DPC, quelli cioè che in passato venivano dispensati solo dalle farmacie ospedaliere e che quindi dallo scorso anno vengono consegnati anche nelle farmacie territoriali. Abbiamo firmato questo provvedimento che diciamo, prevede l'utilizzo della ricetta dematerializzata anche per i farmaci inseriti in quelli che sono i prontiari definiti, a quelli così definiti APHT. Sono 406 le persone che sono rientrate in Abruzzo dopo l'8 marzo e che si sono registrati proprio nella sezione del portale della nostra regione per segnalare il loro ritorno. Sono dalle diverse località principali, provengono dal nord come già sappiamo, e va precisato che questa del portale regionale non era l'unica procedura per segnalare il proprio rientro in Abruzzo. Ai loro dati vanno aggiunti quelli che vengono comunicati dai singoli medici, dalle singole persone, ai medici di medicina generale, ai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Per tutti coloro che rientrano in Abruzzo da una qualsiasi parte, come abbiamo già detto, del nostro paese o anche dall'estero, è disposto l'isolamento domiciliare per i 14 giorni con una sorveglianza attiva che parte dalle ASL che stanno monitorando quotidianamente quelle che sono le loro condizioni di salute. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che fa parte del Movimento 5 Stelle, da anni conduce una serie di battaglie contro il depotenziamento
della sanità pubblica e le varie problematiche, soprattutto nella ASL di Pescara, che è poi la più colpita da questa emergenza coronavirus. Pettinari ha scritto una nota all'assessore regionale Verì con una serie di suggerimenti per cercare di affrontare e migliorare questa fase. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. La ASL di Pescara sicuramente è quella che soffre di più, ci sono più casi, c'è il laboratorio di riferimento dove si effettuano i tamponi, io sono in contatto quasi minuto dopo minuto con medici, infermieri, operatori sociosanitari, mi chiamano dicendo che la situazione è quasi purtroppo al collasso, ma si capisce questo perché ci sono pochi posti letto e sono stati riconvertiti alcuni reparti. Io che cosa chiedo e che cosa ho chiesto all'assessore regionale e quant'altro? Di immediatamente trovare una struttura dedicata esclusivamente per i casi coronavirus, quindi una struttura dedicata che non basta ritrovarla all'interno dell'ospedale di Pescara, bisogna trovare un'altra struttura dedicata che può essere un altro presidio, dove isolare questi casi e lasciare in ospedale naturalmente le patologie che continuano ad esserci, che non hanno nulla a che vedere con il coronavirus. Il personale che c'è e che magari arriverà va anche protetto, questa è un'altra piaga che è necessario insomma evidenziare. Ho detto, ho scritto anche questo, servono dispositivi di protezione individuale per tutto il personale sanitario, non solo mascherine, anche altri dispositivi, anche per i medici in medicina generale, che anche i medici in medicina generale che sono costretti a fare visite debbono avere questi dispositivi di protezione individuale. E poi mi lasci dire, i tamponi vanno fatti in tempi celeri anche e soprattutto a coloro che sono a casa. Una riflessione proprio su questi, tra virgolette, piccoli ospedali che ora riscoprono una grande centralità, Atri, Penne, Ortona, che ora sono diventati di nuovo dei riferimenti, dei baluardi. Adesso si sta pensando di utilizzare queste strutture come ospedali dedicati, però ancora non sono pronti, se tu negli anni li hai depotenziati, declassati e depauperati, oggi è difficile utilizzarli come ospedali dedicati Covid, perché l'ospedale dedicato Covid deve avere tutta una serie infinita di apparecchiature e di strumentazioni. Quello che sta accadendo ora deve far rimodulare il mondo della sanità, poi a emergenza finita bisognerà ripensare tutto, o no? Bravissimo, guarda, non c'è stato giorno che anche grazie soprattutto alle vostre telecamere non sia entrato in un ospedale, in una sala operatoria, in una struttura. Allora, la sanità è stata depotenziata, declassata selvaggiamente, colpevolmente, gli ospedali minori sono stati ridotti a brandelli e oggi ci si accorge che invece quegli ospedali servono e possono rivestire un ruolo essenziale, quindi non polemizziamo in tempo di guerra adesso, bene, ma appena finisce questa emergenza tutti, a tutti i livelli istituzionali dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e riaprire quello che si deve riaprire. Andiamo nell'area Vestina, prima una notizia di cronaca, una donna di 87 anni è morta a causa di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione nel centro di Penne. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da una stufa elettrica e si sarebbero poi propagate a parte della casa raggiungendo anche l'anziana. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri chiaramente per gli accertamenti del caso. Loreto Aprutino insieme a Colle Corvino e Villa Celiera sono i comuni più a ridosso della zona rossa che ieri è stata istituita ed estesa anche all'area Vestina. Il sindaco di Loreto Starinieri fa il punto della situazione sui tamponi presso la casa di riposo. Intanto un gruppo di imprenditori si è unito per mettere a disposizione della collettività risorse, contatti materiali e canali di distribuzione per i materiali di prima necessità. Il servizio di Stefano Recanati.
Sindaco Sarinieri, intanto parliamo della casa di riposo, come si sta evolvendo la situazione? Sappiamo che comunque si è abbastanza risolta. Allora, è arrivata, diciamo, una nuova società di servizi che sta gestendo, diciamo, la casa di riposo, e siamo in attesa di tutti i tamponi. Alcuni già c'è stata la comunicazione che sono positivi, soprattutto tra gli ospiti, e quindi ecco, ci auguriamo di poterli assistere nel miglior modo possibile. Ecco, da ieri anche Penne e altri comuni della Ria Vestina sono zona rossa, tra questi però non ci sono Loreto, Villa Celiera e Colle Corvino, che comunque gli ultimi due, Colle Corvino e Loreto, avevano avuto sia dei decessi che delle positività. Ecco, cosa si sente di dire al riguardo? Ma ecco, credo che la zona rossa istituita dalla regione avrà analizzato i dati presenti, quindi non conosco i dati su cui si sono basati, e comunque credo che ogni azione che possa risultare efficace nel limitare l'epidemia sia da sopportare da parte dei cittadini, sperando che si finisca più presto. Ecco, secondo lei c'è la possibilità di vedere anche il suo comune all'interno della zona rossa? Beh, questo non glielo so dire, perché questo giorno per giorno, alla luce dei dati, poi di concerto con la regione decideremo se sia una misura da adottare. Voglio ringraziare i cittadini che, favoriti oggi anche da una giornata di pioggia intensa, sono più invogliati a restare a casa. Sul nostro comune sì, ci sono stati dei decessi, ci sono dei malati, ci sono delle persone in sorveglianza sanitaria. Ringrazio il personale sanitario degli ospedali, il personale sanitario del territorio. Ringrazio tutti gli operatori della catena agroalimentare, comunque sui beni essenziali, che stanno anche con la cosiddetta spesa a domicilio, stanno facendo sì che questa sciagura sia più sopportabile. Quindi ecco, tutti, chi nel lavoro o chi restando a casa, ognuno deve fare il proprio dovere per uscire presto da questa catena. Ecco, per chiudere, un gruppo di imprenditori si è unito per aiutare il suo comune e anche chi purtroppo adesso deve lavorare per forza. Ma certo, ci sono diverse offerte da parte di imprenditori sul materiale, noi le stiamo ricevendo e stiamo usando nel migliore dei modi possibili, senza creare sprechi e cercando di essere più vicini alla popolazione che ne può avere bisogno. E ricordiamo comunque che Loreto non fa parte della zona rossa istituita per l'area Vestina. Noi proseguiamo, andiamo all'Aquila per parlare di raccolta differenziata. Questa non deve essere effettuata dai pazienti Covid in isolamento domiciliare. Queste sono le disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità adottate dalle aziende che smaltiscono i rifiuti sul territorio. Germana Dorazio. Chi è positivo oppure si trova in quarantena obbligatoria non deve fare la raccolta differenziata. Con questa indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, anche in Abruzzo le aziende per lo smaltimento dei rifiuti si sono adeguate e sono partite così le campagne di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini. Per quanto riguarda appunto i cittadini positivi o che si trovano in quarantena obbligatoria, questi sono stati derogati dalla raccolta differenziata e tutti i loro rifiuti prodotti in casa possono essere conferiti nel contenitore del secco residuo indifferenziato. La novità è che tutti questi rifiuti, vetro, plastica, metallo, alluminio, organico, carta, cartone, rotoli usa e getta, ma anche mascherine, guanti in lattice, vanno conferiti in doppio o triplo sacco, possibilmente chiusi anche con del nastro adesivo o delle corde, per evitare qualsiasi dispersione di rifiuto. La norma a livello nazionale è stata calata appunto in tutte le realtà d'Abruzzo, tra le quali il capoluogo con ASM SPA, Aquilana Società Multiservizi, che raccomanda alla sua utenza anche di continuare la raccolta differenziata nel caso non ci siano persone positive in quarantena obbligatoria. Tra queste anche la ASM SPA, Aquilana Società Multiservizi, che raccomanda ai suoi utenti di pulire e disinfettare periodicamente i bidoni adibiti alla raccolta differenziata.
Adesso parliamo di scuola. In Italia attualmente più di 6,7 milioni di alunni viene raggiunto attraverso mezzi diversi da attività didattiche a distanza, secondo quelli che sono i dati diffusi dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, mentre i ragazzi che non possono accedere agli edifici scolastici sono oltre 8 milioni. Per la situazione in Abruzzo abbiamo fatto il punto con Pino Lafratta, che è segretario della FLC-CGIL regionale. Sentiamo il servizio. In questo periodo di sospensione dell'attività didattica, la scuola, dirigenti scolastici, docenti, personale ATA sono coinvolti a fare in modo che non si interrompa il percorso educativo. Quindi c'è stato un impegno enorme da questo punto di vista per non lasciare soli gli studenti, per dare un supporto alle famiglie. Certo è una situazione complicata, alla sospensione delle attività didattiche di questa dimensione nessuno mai se l'immaginava, ed è stata una situazione inaspettata, quindi si scontra ovviamente con tutte le lacune, le difficoltà che ci sono da un punto di vista anche strutturale. Pensiamo alle connessioni, pensiamo alla difficoltà di raggiungere le aree interne, pensiamo soprattutto ai più deboli, i diversamente abili, i ragazzi in difficoltà. Un gran da fare che comunque tutto il personale della scuola sta cercando di portare in atto, cercando appunto di supportare il paese in questa fase. È giusto dire che però ci sono state delle scuole che hanno risposto in un certo modo, che riescono comunque a funzionare, a garantire un supporto a distanza dell'attività didattica, ma molte altre scuole questa risposta non l'hanno data. Ovviamente la situazione non è mai una situazione univoca su tutto il territorio nazionale. Ieri proprio abbiamo dei dati che ci ha portato il ministro Azzolina, in base ai quali intorno al 90% delle scuole dovrebbero aver attivato i percorsi di didattica a distanza. È evidente che non è semplice però, e anche a livello di istituzioni scolastiche bisogna distinguere anche a seconda dei vari gradi. Converrà come sia complicato, per esempio, coprire alcune situazioni che possono essere la scuola dell'infanzia, che possono essere alcuni istituti professionali in cui soprattutto gli aspetti laboratoriali e tecnici sono complicati. La stessa scuola primaria è diversa da quella di secondaria di primo e di secondo grado. Se pensiamo che nella nostra regione, l'Abruzzo, abbiamo circa il 27% di famiglie che non hanno una connessione internet, ci possiamo, questi sono dati del Sole 24 Ore, ci rendiamo conto come ci sia una difficoltà enorme. Il problema in questa fase è sempre quello: rischiamo di lasciare indietro i più deboli. Dobbiamo forse approfittare di questo momento di criticità per reimpostare anche l'allocazione delle risorse e fare in modo nella scuola, ma come anche nella sanità, che non si tagli sui nostri settori, ma piuttosto si investa. Un'altra piaga, quella degli esami di Stato, perché chiaramente ci sono dei ritardi che andranno poi a riverberarsi sul periodo che dovrebbe essere di competenza di quella fase molto delicata. Come se ne viene fuori? Quali soluzioni è possibile intravedere? Noi abbiamo la necessità di un provvedimento omnicomprensivo che riguardi appunto, come giustamente detto, gli esami di Stato, ma anche altri aspetti. Pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, pensiamo per esempio alle prove invalsi, cioè tutta questa situazione dovrà essere ridiscussa e rivista alla luce dell'emergenza. Il problema degli esami di Stato, ma anche per quelli che fanno l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, è enorme. Ci vogliono certezze, ci vuole anche condivisione. Adesso torniamo ad occuparci delle famiglie che hanno a che fare con un proprio caro affetto da autismo, perché su questo tema c'è stato anche l'intervento di Fratelli d'Italia, in particolare del capogruppo Guerino Testa, che ha riferito di essersi già confrontato sul tema con il presidente Marsilio e l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, oltre che l'assessore alle politiche sociali Piero Fioretti, affinché le persone appunto affette da autismo, ma anche quelle affette da disabilità psichica o patologie psichiatriche, rientrino nella specifica di salute e estrema necessità, condizioni per le quali è consentito uscire di casa accompagnati con l'autocertificazione e le apposite misure di prevenzione e protezione individuale.
Nel manifestare la mia vicinanza a tutti i nuclei familiari interessati, scrive Testa, ribadisco l'esigenza di intervenire tempestivamente allentando le misure restrittive, perché soprattutto per i bambini e i ragazzi affetti da autismo, che sono spesso iperattivi, c'è bisogno di muoversi e correre all'aria aperta almeno per qualche ora alla settimana, se non addirittura ogni giorno, soprattutto ora che le scuole sono chiuse. E proseguiamo a parlare di questa emergenza con l'aspetto psicologico del Covid-19, ascoltando i consigli dell'esperto su come affrontare ansie e paure in questo periodo di emergenza e soprattutto di vita praticamente in quarantena. Vediamo il servizio di Eleonora Simeoni. Sfuggente, piccolo, praticamente invisibile. In questo momento tutta Italia è sotto scacco di un nemico dalle dimensioni microscopiche, ma in grado di condizionare le nostre esistenze. Il coronavirus ha costretto tutti noi a un rapidissimo cambio di passo. Quarantena, spostamenti limitati, lontananza dai propri cari. Un isolamento vero e proprio in grado di provocare in noi le reazioni e le emozioni più disparate. Ma come bisogna affrontare ansia e paura del contagio? Come utilizzare al meglio i social network? E come si può riorganizzare la nuova vita in isolamento forzato? La parola all'esperto. Una prima modalità per affrontare quest'ansia è accettare di andare in ansia, senza dover per forza trovare un significato alla nostra ansia e senza doverla per forza ricondurre al tema del coronavirus. I social network vanno utilizzati soprattutto per la loro funzione. Qual è la loro funzione? Una delle più importanti è sicuramente metterci in contatto con i nostri cari, i nostri amici. Utilizziamo i social in questo modo, sfruttando soprattutto il potere comunicativo e non tanto quello informativo. Per le informazioni rivolgiamoci soltanto alle fonti attendibili, al sito del governo, del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e comunque a tutti quei siti che sappiamo essere attendibili. Come possiamo fronteggiare al meglio la quarantena? Innanzitutto dobbiamo tornare a vedere la nostra casa come un rifugio e non come una prigione, ed il nostro tempo come ritrovato anziché perso. Dobbiamo tornare a dare dignità ad ogni aspetto della nostra giornata. Ascoltate in questi giorni i vostri bambini, raccontate loro quello che succede modulando il linguaggio a seconda della loro età. Gli anziani, cerchiamo di non far sentire loro l'isolamento. Se abbiamo delle persone anziane vicine di casa che necessitano di un conforto, di una parola di conforto, di un aiuto, non esitiamo a metterci a disposizione nei limiti delle possibilità di ognuno di voi. Torniamo a fare tutto ciò che ci piace senza avvertire l'ansia di dover fare milioni di altre cose. Andiamo adesso a Rocca San Giovanni, emergenza piena, lo zoo safari, dove sono ospitati oltre 250 animali di 60 specie diverse. Con la struttura chiusa al pubblico a causa dell'emergenza coronavirus, i proprietari non possono più garantire cibo e cure primarie ai propri animali. La regione ha inviato una prima fornitura di alimenti, ma non basta. Vediamo il servizio. A fare le spese dell'emergenza del coronavirus non sono soltanto gli uomini, ma anche gli animali. A seguito della chiusura al pubblico dello Zoo Safari d'Abruzzo, sono venute infatti meno le uniche entrate che permettevano di garantire cibo e cure agli animali dello zoo di Rocca San Giovanni, che si estende per circa 40 ettari e conta circa 250 esemplari, elefanti, tigri, giraffe, ma anche lama, zebre, tante altre specie che rischiano di patire la fame in un vero e proprio allarme rosso. La struttura avrebbe dovuto riaprire ai primi di marzo come ogni anno e l'appello lanciato da Mario Bellucci, direttore e proprietario dello zoo a braccetto col comune di Rocca San Giovanni, è stato accolto dalla regione Abruzzo. L'assessore regionale Mauro Febo con la protezione civile regionale hanno inviato infatti alcune forniture per la prima emergenza agli animali dello zoo. Scorte di
foraggio, grazie alle quali si è tirato un piccolo sospiro di sollievo, ma purtroppo insufficienti per lo stop forzato a lungo termine. Lo zoo d'Abruzzo, con un accorato messaggio sul web, continua a chiedere aiuto. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube e sul sito tv6.it, da parte mia l'augurio di una buona serata.